Il paradiso delle signore. Trama puntate dal 20 al 24 aprile 2020. Riccardo e Ludovica si sposano. Il paradiso delle signore promette nuovi colpi di scena nella settimana dal 20 al 24 aprile 2020. In particolar modo a colpire saranno le decisioni di Riccardo, che dovrà scegliere quale strada intraprendere dopo aver saputo che Ludovica aspetta un bambino da lui. Ovviamente la decisione del Guarnieri coinvolgerà inevitabilmente anche Angela. Prima di vedere cosa sta per succedere, però facciamo un piccolo passo indietro per rinfrescarci la memoria. Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti? Alla cena Ludovica aveva già preannunciato di dover fare una rivelazione sconcertante. In effetti la Brancia svela di essere incinta di Riccardo. Il ragazzo è sotto shock perché adesso aveva iniziato a pensare al suo futuro con Angela e non potrà più farlo. Marta porta avanti la sua terapia contro l'infertilità senza dire nulla a Vittorio, mentre Riccardo dice a Ludovica che si prenderà sempre cura del bambino, ma che ora non intende sposarla. La ragazza non accetta questo compromesso. Cosimo inizia a convincersi del fatto che la gravidanza di Ludovica non sia vera e prova a metterla con le spalle al muro, ma la Brancia furiosa gli fa vedere tutti i test che accertano che lei sia effettivamente incinta. Cosimo non può fare altro che scusarsi. Al paradiso si presenta Franco, che tutti conoscono per la prima volta. L'ex fidanzato di Paola però la contatta e successivamente Franco vede i due insieme al bar. A questo punto la scenata di gelosia è inevitabile e tutti manifestano all'uomo la loro solidarietà. Marta intanto accusa un malore che dapprima non preoccupa Vittorio, ma che poi diventa sempre più grave. In ospedale Vittorio viene a sapere i dettagli sulla terapia che sua moglie aveva deciso di intraprendere senza dirgli nulla. La donna è in pericolo e Vittorio è anche risentito. Angela e Ludovica intanto litigano fortemente e la Venere giunge alla conclusione che deve lasciare Riccardo. Lunedì 20 aprile 2020. Marta riesce a riprendersi dal malore, ma la tensione con Vittorio è tangibile. Entrambi sono tristi per l'accaduto e soprattutto Marta si sente in colpa. Conti, visto che si sta avvicinando il 25 aprile, coglie l'occasione per raccontare alla moglie ciò che la sua famiglia ha dovuto vivere quando c'era la guerra, per distrarla. Vittorio al paradiso ha un confronto con Armando, che fa parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Lui potrà essere la persona perfetta per tenere un discorso il 25 aprile. Roberta intanto è sempre più triste e non riesce nemmeno a gestire come prima lo studio. Ha infatti addirittura dato una forte delusione a un docente che provava una grande stima nei suoi confronti. Marcello decide di parlarle per tirarla su di morale e coglie l'occasione per dirle la verità sui suoi sentimenti. Lui la ama e quello che c'è stato tra di loro non è stato semplicemente un bacio. Nel frattempo a casa Conti continuano i litigi e le incomprensioni tra Marta e Vittorio che spingono la donna a prendere una decisione drastica. Martedì 21 aprile 2020. Marta decide di trasferirsi a Villa Guarnieri perché non riesce più a sopportare la situazione che si è venuta a creare a casa. Inoltre, anche se Vittorio ha sottovalutato questo aspetto, la signora Conti fa fatica ad accettare la delusione del mancato funzionamento della terapia contro l'infertilità. Umberto dimostra di essere un padre molto premuroso e assiste Marta in tutto e per tutto, facendole coraggio in un momento difficile. Anche con Riccardo Umberto dimostra di essere un ottimo padre e si dedica completamente ai suoi figli, ora che sente di aver perso Adelaide. Riccardo quindi decide di contattare Ludovica e di invitarla a trasferirsi a Villa Guarnieri. La ragazza però non accetta di farlo senza che ci sia stato un matrimonio. La Brancia quindi riesce a ottenere quello che ha sempre voluto. Riccardo accetta di sposarla entro un mese, quando quindi la gravidanza non sarà ancora visibile e sarà possibile celebrare le nozze senza dare scandalo. I due progettano il matrimonio. Mercoledì 22 aprile 2020. Salvatore non riesce ad accettare quello che è successo con Gabriella e pensa di averla persa per sempre, quindi si sfoga con Paola e Laura. Lidia Barone, la professoressa che Roberta pensava di aver deluso, si presenta al paradiso per spronare la sua studentessa.
La docente dice che la Pellegrino non deve assolutamente mollare e deve continuare a impegnarsi, anche se nella vita ci sono sicuramente tante altre difficoltà. Roberta è rincuorata da queste parole. Intanto Lidia ha un incontro con Armando e i due ricordano di aver combattuto battaglie partigiane ai tempi della guerra. Marta e Vittorio intanto sono sempre più ostili e il loro rapporto non riesce a ricucirsi. Roberta e Laura decidono di preparare un incontro tra Gabriella e Salvatore affinché possano finalmente chiarirsi. Luciano e Federico tornano a Milano dopo che l'intervento di quest'ultimo è andato a buon fine. Il ragioniere non può che pensare al fatto che adesso potrà ricongiungersi con Clelia in un'atmosfera di maggiore serenità. Giovedì 23 aprile 2020. Roberta attende di avere un confronto con Luciano per sapere come è andato l'intervento di Federico e per provare a ricostruire un rapporto con il suo ex fidanzato. Nel frattempo Gabriella si arrabbia con la Pellegrino e Laura per l'incontro che hanno organizzato. Da questo confronto la ragazza ha avuto la conferma di non avere più nulla da dire con Salvatore e che il loro rapporto è definitivamente finito. Armando, in occasione del 25 aprile, prepara un tabellone che mostra gli eventi fondamentali che riguardano la storia italiana. La sua idea piace a tutti. Ludovica intanto si trasferisce definitivamente a Villa Guarnieri e Riccardo si rende conto che la vita gli ha posto davanti un'altra sfida che stavolta farà davvero fatica ad affrontare. Intanto Marta riesce a conciliarsi con Vittorio e torna finalmente a casa. I due, dato che finalmente hanno ritrovato l'armonia e la passione, iniziano a discutere della possibilità di adottare un bambino. Angela, dopo aver saputo delle imminenti nozze tra Riccardo e Ludovica, si sente molto triste e pensa che dovrà abbandonare presto Milano. Venerdì 24 aprile 2020. Roberta continua a fare domande a Luciano, ma lui le mente sullo stato di salute del ragazzo, allo scopo di tranquillizzarla. Intanto il ragioniere vive momenti di estrema felicità al fianco di Clelia, di cui è sempre più innamorato. L'unica difficoltà nel loro rapporto è il piccolo Carlo, che però vede un padre e una sicurezza in Luciano. I tre sembrano sempre più una famiglia. Al circolo Ludovica incontra in strane circostanze un medico, con cui si nota subito una grande complicità. Ha forse falsificato i documenti che attestano la sua gravidanza? Salvatore intanto lascia un biglietto in atelier per Gabriella, non avendo rinunciato a stare con lei. Agnese intercetta il messaggio e lo fa sparire. Riccardo pensa sempre ad Angela e vuole escogitare un modo per farla ricongiungere a suo figlio Matteo. Salvatore intanto vede Gabriella a cena con Cosimo e pensa che lei lo faccia come reazione al biglietto, che però non ha ricevuto. Che ne pensate delle nuove vicende del paradiso delle signore? Ludovica sta mentendo sulla sua gravidanza? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.